Occhi scuri, profondi, sguardo intenso e rivolto altrove a quasi 5.000 chilometri di distanza da lei, alla sua terra, l'Afghanistan. Zahra Ahmadi, 32 anni, scampata dai talebani da Kabul, riparte da qui. Il suo oggi è da Venezia. L'Afghanistan non deve essere dimenticato, questo è il compito che in qualità di donna, attivista e imprenditrice porterà avanti anche da qui. È Ahmed, il fratello chef di Venezia, a tradurre il suo emozionato ed emozionante messaggio. È quello che sto facendo, è mantenere la voce, di migliaia di persone, delle ragazze che stanno protestando in paese, o piuttosto milioni e milioni di donne che sono chiuse dentro casa come prigioniere, e quindi è il mio dovere di mantenere questa voce, essere una portavoce loro. Tra lo stop di 20 anni di missione militare internazionale in Afghanistan, con la caduta di 53 dei nostri soldati italiani e i 20 anni dall'attentato alle Twin Towers, al centro il sangue che continua a scorrere per mano dei terroristi, dice. Mi dispiace per loro e sono d'accordo che dopo 20 anni ancora non siamo riusciti a risolvere il problema del terrorismo, anzi forse adesso è ancora più vasta. Zahra, carattere forte e tenace, paladina di una luce di speranza per il futuro di tante vite ancora sospese. Finché siamo sotto i riflettori si parla, si dice, si promette, però appena i riflettori si spengono, poi si dimentica, e anche perché poi le società vanno in una velocità con varie fonti e quindi sì, l'Afghanistan rischia di essere dimenticato.